Eder. Mech. Pallister. Si è parlato sempre solo delle pescherie. Si sono dimenticati di chiedere a quali macellerie dava Sebastiano il suo servizio, per esempio per capire in quali giorni passava e anche per capire se passava lì in moto, in bici o in auto. E poi pare che si siano dimenticati dei ristoratori, per esempio non avevano ascoltato nemmeno il titolare del locale. Quello che aveva accompagnato il coniuge sul luogo del ritrovamento e che poi la sera lo aveva rifocillato, che strano non chiedere nulla a lui. A City infatti non risulta nulla in merito. Perché per esempio non chiedergli quali ristoratori lui seguiva per il lavoro in nero, d'altronde lo dice pure lui, vantandosi pubblicamente, che affila i coltelli anche a noti chef. Tutti noi possiamo dimostrare ciò che abbiamo fatto. Sebastiano è l'unico che dopo un paio di giorni dichiara di avere l'alibi perfetto, senza riuscire però a dimostrare dove era, certo non lo deve fare con noi. Ma sembra non l'abbia fatto neanche con gli inquirenti visto che tutto il materiale da lui procurato non è stato sequestrato subito, vedi GoPro, video, telefoni. Hanno provveduto solo a fare una parziale perizia informatica sul telefono iPhone di Lilly. Perché la stessa non è stata fatta anche sul Samsung e sul tablet che ambedue usavano giornalmente? Un marito quasi sempre viene indagato ma a Trieste nulla, qui prendono con piacere il materiale da lui proposto, lo ringraziano e subito si va al suicidio. Io non riesco a capire. Non riesco a capire perché gli inquirenti abbiano accettato di credergli anche davanti alle evidenze. Perché hanno avuto così fiducia in lui avendone zero nelle persone che dicevano che Lilly non può essersi suicidata? Perché non hanno voluto seriamente ascoltarci? Perché si continua a sentire e ascoltare un coniuge che si contraddice giornalmente, capirei lo facesse su cosa ha mangiato ieri, la pasta o il risotto. Ma lui si contraddice su elementi che riguardano la morte di Lilly. Non ho mai compreso, credo sia l'unico in questa disgraziata storia che non abbia fatto mai un pensiero costruttivo, sempre glissa, l'unico che non dice mai omicidio. L'unico che parla solo di sé e non di quello che può essere successo alla moglie, l'unico che parla della fede della moglie, c'è non c'è, i soldi ci sono e poi non ci sono. Dello spago nel cassetto risponde fate quello che volete e nessuno ma proprio nessuno si è mai chiesto perché questa persona debba avere un comportamento così ambiguo. Perché? Giustamente non è indagato, non è accusato di nulla ma mi chiedo però perché tutto ciò che riguarda la sua persona è accettato, il suo modo di proporsi lo si giustifica dicendo sempre lui è così. Oppure si afferma che non ci sono dati oggettivi. La mattina del 14 dicembre 2021 io mi troverò dietro Lilly, sull'angolo in cui tutte e due gireremo ci sarà un minuto e 50 secondi di differenza. Molti hanno chiesto perché io non avessi riferito prima di essere dietro a Lilly. A queste persone, molto acute, vorrei spiegare che nessuno sapeva a che ora era uscita Lilly, se era uscita. Io ho potuto ricordare di avere questo percorso dopo che il fratello di Lilly mi aveva fatto vedere il video delle telecamere e ho scoperto che ero dietro a lei. Avendo anche conferma dall'applicazione del mio cellulare. Ci vogliono circa 3 minuti a piedi per arrivare in piazzale Gioberti. Come si è visto nel video io cammino molto veloce e credo, dovendo fare lo stesso percorso per arrivare alla Wind, sicuramente l'avrei raggiunta. Quando è salita quindi in auto con qualcuno che conosceva bene Lilly, prima o dopo la fruttivendola? Io di questo sono certa, Lilly è salita in auto con una persona che conosceva bene. Alla telecamera ad angolo di via San Cilino, dove lei gira io arrivo poco dopo. Liliana passa alle ore 8 e 43 minuti e 27 secondi. Io passa alle ore 8 e 45 minuti e 17 secondi.
Lei lascia l'immondizia alle 8 e 43 minuti e 20 secondi svuotando i sacchetti che poi si rimette in borsa. Eravamo nello stesso punto, la differenza tra me e lei era di 1 minuto e 50 secondi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.